Sì, è stato un bel evento, anche il sindaco ha sposato appieno questo progetto, ha sposato appieno il progetto Cronista che mira a portare in auge non soltanto il calcio a 5 e quindi il nostro marchio, la nostra squadra, ma mira a portare in alto il nome della nostra città a cui ci onoriamo di appartenere, la città di Caltanissetta. Quindi i nostri sforzi sono per cercare di dare alla nostra città un movimento calcistico degno di palcoscenici importanti, degno di nota, che possa rendere orgoglioso ogni nissano di farne parte. Parliamo con l'allenatore. Cristiano Golarti, sono allenatore della squadra, sono brasiliano. Abbiamo un grosso progetto, un progetto serio, un progetto dove la dirigenza ha un'ambizione di portare la nostra squadra prima in passo a passo a Serie B. Aspettiamo, mio presidente, a Serie A. Aspettiamo che la città abbracci la nostra squadra come noi abbracciamo la città. Prossimo appuntamento alle 17 in Parla Milan. Aspettiamo tutti là per essere tifosi della nostra squadra da Cornisa. Volevo dire una cosa, il Parla Milan è pieno, è gremito, ma noi lo vogliamo ancora più pieno, deve essere strabordante perché il progetto è serio, il progetto è interessante, i ragazzi giocano un bellissimo calcio, grazie al nostro allenatore ci sono degli schemi che veramente lasciano a bocca aperta, tutte le persone che si avvicinano per la prima volta a vedere una partita di calcio a 5 rimangono estasiati da queste squadre, quindi invito tutti sabato alle 17 a essere presenti e a sostenere i nostri colori. È stato un piacere quello di condividere la presentazione dell'anno sportivo 2018-2019 della Cronista. Il calcio a 5 si sta ormai inserendo nella pratica sportiva come uno sport di grande richiamo per il pubblico, e Caltanissetta ha la fortuna di avere questa squadra e soprattutto questo progetto sostenuto da imprenditori locali che mira dalla Serie C a raggiungere obiettivi ancora più prestigiosi. È stato veramente un grande piacere sentire questa energia positiva che alimenta e sostiene questo progetto, che è un progetto chiaramente della società, della Cronista, ma è un progetto di riscatto anche per l'intera città. Quando lo sport consente di raggiungere livelli in cui la visibilità aumenta, ne beneficia anche la città e la notorietà della città. Per questo connubio tra città e sport è fondamentale. A prescindere dal fatto che lo sport riunisce in sé tutta una serie di valori di cui noi oggi abbiamo assolutamente bisogno. Il gioco di squadra, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole, sono tutte dimensioni che oggi sono fondamentali per costruire una società più giusta e più onesta. Quindi credo che la Cronista saprà rappresentare questi valori e saprà rappresentare l'orgoglio e la voglia di riscatto di tutta la città.